Cerveteri ha bisogno di una manutenzione costante. In particolare lo stato del manto stradale è sotto i livelli minimi di guardia. Facciamo il punto della situazione con l'assessore ai lavori pubblici. Il punto della situazione è che nelle ultime 2 settimane siamo intervenuti in situazioni molto critiche, specialmente nelle strade del territorio. Siamo partiti rimettendo in sicurezza il territorio all'interno del capoluogo e a raggio ci allontaniamo sempre di più giorno per giorno rispetto a quello che è il capoluogo stesso. Su questo abbiamo modificato un po' la forma degli interventi, abbiamo adottato un sistema diverso rispetto a prima, cioè prima si mettevano nelle fosse, nelle buche e si creavano l'asfalto a freddo. Oggi invece abbiamo deciso di aprire le buche dove si manifestavano sempre questi tipi di rotture, entrare all'interno della buca stessa, scavarla, ritrovare la massicciata in fondo e poi mettere l'asfalto a caldo sopra. E questo, da quello che sono le impressioni, effettivamente ci ha premiato come lavoro. Ci troviamo con un lavoro fatto che è venuto bene e stiamo cercando di lavorare così. Oggi le difficoltà quali sono? Sono quelle di non uscire più di molto rispetto a quelle che sono i bilanci comunali, perché effettivamente questi interventi di carattere straordinario ci comporta delle enormi spese e un lavoro diverso e chiaramente costa di più. E su questo stiamo intervenendo, crediamo, in un modo più giusto possibile. Ci sono finalmente dei progetti che riprendono quota, quali sono? Noi avevamo alcune difficoltà su progetti già avviati, uno di questi era il pallone geodetico di Val Canneto. Questo, proprio in questi giorni, sono già ripresi i lavori, abbiamo chiuso l'accordo con la società, i lavori sono ripresi e speriamo che, come siamo rimasti d'accordo con l'impresa che sta facendo i lavori, di portarli a termine entro giugno di quest'anno. Un altro lavoro importantissimo che era rimasto in sospeso è la scuola materna a Cerenova, anche quello riprenderà in questi giorni e andrà avanti per la propria strada. Un altro discorso importantissimo è la scuola di San Martino, che in una riunione che abbiamo avuto con il direttore dei lavori della scuola e l'impresa si sono stabiliti termini di consegna dei lavori entro il 15 di luglio, in modo che la scuola è pronta per il prossimo anno scolastico. E anche la scuola materna di Ceri stanno lavorando e pensiamo che nei prossimi giorni dovrebbe essere consegnata ed essere pronta per i primi di febbraio, come ci siamo impegnati con l'associazione. Per il futuro quali sono le vostre previsioni? Per il futuro, come giunta abbiamo già passato in giunta 25 delibere di carattere di opere pubbliche. Una di queste, secondo me una delle più importanti, è un finanziamento di 900.000 euro che riguarda 3 parchi a Cerenova e la pista ciclabile sempre all'interno della lottizzazione Cerenova. È un progetto molto bello che noi nei prossimi giorni vorremmo portare alla conoscenza dei cittadini di Cerenova per far vedere qual è l'opera in oggetto. E questo credo che sia un'ottima opera per riqualificare tutto Cerenova.